altrimenti facciamo la riunione che ho convocato ha consentito di fare un punto con la regione e con il comune sulla vicenda di Bagnoli. In particolare il commissario e Invitalia hanno fatto una ricognizione delle attività che sono state messe in campo su un mandato della cabina di regia che il 6 aprile del 2016 ha approvato il programma proposto dal soggetto attuatore e validato dal commissario. Dopodiché, dopo un confronto ulteriore nella conferenza dei servizi, sono partite queste attività che hanno già ottenuto alcuni risultati importanti che ci tengo a evidenziare. Sono stati conclusi i lavori sulla Regione Nord, che ora verrà riconsegnato. Sono in corso le attività per la rimozione dell'Eternit e dell'amianto, sono già cominciate queste attività. Sono anche in corso le attività per la messa in sicurezza della colmata in preparazione della rimozione completa della colmata, ma intanto c'è una prima operazione per la messa in sicurezza. È stata avviata la caratterizzazione sulle aree non sottoposte al sequestro e abbiamo pronte le attività di caratterizzazione per le aree ancora sotto sequestro non appena il Tribunale darà il permesso di accesso per fare le operazioni di caratterizzazione. Abbiamo poi sviluppato una serie di attività per cominciare a impostare le bonifiche nelle aree sia sotto sequestro che fuori sequestro, una volta che le caratterizzazioni ci hanno detto cosa bisogna fare, e poi anche un progetto di rigenerazione urbana di cui la cabina di regia ha approvato una prima versione in attesa di ulteriori sviluppi anche alla luce dell'azione delle attività di caratterizzazione che saranno essenziali anche da questo punto di vista. Da parte della regione c'è stata una forte condivisione di orientamento che del resto si era già manifestata nella cabina di regia, da parte del comune c'è stato un apprezzamento dell'attività che abbiamo svolto e c'è stata anche una presentazione di un progetto del comune sull'area di Bagnoli. Abbiamo potuto constatare che le convergenze tra il progetto del comune e il progetto del governo e della cabina di regia sono moltissime. Ci sono alcuni punti che saranno oggetto di ulteriore discussione, di ulteriore confronto, ma le convergenze sono molte, a cominciare dalla bonifica integrale e da una visione del futuro di Bagnoli, della riqualificazione dell'area a fini di fruibilità per i cittadini di Bagnoli e di Napoli e anche di sviluppo di attività di servizio, turistiche, culturali che rilancino il sito. Abbiamo concluso la riunione condividendo un approfondimento in sede tecnica per opera del commissario e del soggetto attuatore del confronto tra questi due programmi e con la nella prospettiva di portare anche le proposte del comune come è giusto all'interno della cabina di regia che io convocherò in tempi stretti, naturalmente dopo aver sviluppato il confronto, in modo che la cabina di regia, che per legge è il luogo in cui si avanzano le proposte, se ne fa il confronto e si assumono gli indirizzi, si danno gli indirizzi strategici per l'area di Bagnoli all'azione del commissario e del soggetto attuatore, la cabina di regia possa valutare e io penso anche integrare le proposte del comune all'interno del progetto che ci siamo dati.
ho rinnovato perciò l'invito al sindaco a partecipare alla prossima cabina di regia. E in ogni caso, dopo la cabina di regia ci sarà, sulla base degli indirizzi della cabina stessa, il commissario convocherà la conferenza di servizi per definire il percorso delle successive azioni di risanamento ambientale e di riqualificazione urbana della regione. Se ci sono domande, possiamo? Volevo sapere, Luiso, se ci dice qualcosina in più, giornalisticamente ci occuperemo, su quelle che possono essere le proposte del comune integrabili a quello che è il progetto madre del governo. Non soltanto diciamo quelle generiche di bonifica, perché è chiaro, tutti vogliono una bonifica, diciamo in linea generale che il quartiere sia fruibile per la cittadinanza rurale. Abbiamo verificato, per esempio, che l'idea che il comune propone sulla linea di costa e sulla fruizione del waterfront da parte della cittadinanza e anche a scopo turistico e creativo sostanzialmente sono molto vicine alle nostre. C'è una discussione che può essere rapidamente risolta riguardo alla distanza, diciamo, degli edifici rispetto alla linea di costa stessa, ma per esempio c'è convergenza sul fatto che la città della scienza si deve arretrare. Qui c'è stato già un accordo raggiunto dal soggetto attuatore dell'Italia con la città della scienza, che prevede appunto un arretramento di città della scienza in modo che ci sia una ampia disponibilità della spiaggia e quindi una distanza adeguata dalla linea di costa. Qui il comune propone, ma è anche nel nostro piano, la passeggiata lungo la linea di costa. Ecco, sono cose su cui sarà molto, molto facile l'integrazione. Anche ritengo interessante e integrabile la questione del porto turistico a Nisida. Sono molto simili anche qui le due proposte, le divergenze sono minime, non sono neanche divergenze, diciamo, sono messe a punto da fare un progetto. Anche interessante, e anche questo è previsto nel nostro progetto, e quindi la variante, diciamo, comune è molto facilmente integrabile, riguarda dietro il pontile lungo la configurazione urbana e dell'area verde del parco in quella zona. Un paio di dubbi, secondo lei ha rinnovato ora l'invito al sindaco, non c'è più quello che è Marcellino, ovviamente l'ha fatto dal ministro. Che cosa le ha risposto il sindaco? Sì, soprattutto sui tempi della visita, visto che lei parlava di riqualificazione, di dimensione, e andiamo sui suoi sotto sequestro, se ci sono novità nella vostra interlocuzione con l'autorità giudiziaria, con il Presidente di Casse. Beh, noi stiamo aspettando la decisione del Tribunale, nel massimo rispetto delle competenze del Tribunale. Siamo fiduciosi che la decisione sarà positiva, nel senso che l'accesso delle caratterizzazioni è un passaggio fondamentale per sbloccare la prospettiva di risanamento ambientale di Bagnoli, e crediamo che questo sia fondamentale per la salute dei cittadini. Siamo molto fiduciosi nella decisione del Tribunale, aspettiamo con grande rispetto questa decisione. La prima domanda che mi ha risposto domanda. Volevo chiedere, a proposito delle divergenze, il comune propone il parco della riserva dei classici, cioè 20 ettari, credo che in Italia
vada verso un parco un pochino più piccolo, ma soprattutto con degli attrattori di sviluppo importanti. Su questo pensa che ci possa essere mediazione oppure la distanza più lunga? No, è molto vicina. Tanto voglio dire, la nostra estensione dell'area verde complessivamente, se ricordo bene, è quasi 200.000 ettari. Sì, la differenza della è 5%. Quindi non è, e anche le localizzazioni da fare del parco siamo molto vicini, come prospettiva. Scusatemi, però a questo proposito sottolineo una cosa che io credo importante. Il progetto predisposto dal soggetto attuatore e sotto le indicazioni del commissario e l'indirizzo della cabina di regia, guardate che ha, rispetto al piano urbanistico originario del comune, quello che risale, se ricordo bene, al 2005, ha previsto una riduzione drastica della cubatura residenziale. Il progetto che oggi ci ha presentato il comune di Napoli va nella stessa direzione. Allora io ritengo che anche da questo punto di vista l'azione che la cabina di regia, il commissario e il soggetto attuatore hanno messo in campo è stata molto importante per come dire, sbloccare una prospettiva di maggiore ruolo per le aree verdi, per i servizi, per le attività di riqualificazione culturale, turistica dell'area rispetto al piano urbanistico del 2005. C'è un passaggio radicalmente nuovo che oggi il comune fa suo. Okay. Grazie.